Fly Radio. Radio. Saremo a Sanremo. Anche quest'anno vivi tutti il retroscena del Festival di Sanremo. Tutto cambia da un giorno all'altro qui in Riviera. Ieri mattina si aspettavano con ansia i dati di ascolto, oggi neanche ci si pensa. Diamo per scontato che saranno ancora una volta bruttini e andiamo avanti, perché il copione della seconda serata non si è discostato dalla prima. Non è successo nulla di memorabile, non è successo nulla da cancellare. Buongiorno da Sanremo, dove ogni giorno succede qualcosa in meno del giorno prima, e da oggi scatta la zona arancione rafforzato con le conseguenti maggiori restrizioni. Quindi, se finora c'era poco da raccontare di retroscena, indiscrezioni, gossip, adesso andrà peggio e il festival si rintanerà definitivamente dentro l'Ariston, dove lo show va avanti a fatica. Il peso dell'assenza del pubblico era stato sottovalutato da tanti, di certo non da Amadeus. Non hai mai un momento di pausa, cioè diventa veramente quasi un programma radiofonico inevitabilmente. Non hai il pubblico che fa un applauso, che fa una risata, dove tu ti puoi appoggiare, dove tu puoi respirare, dove tu puoi avere un appoggio. Sei sempre costretto a inventarti qualsiasi cosa, è tutto molto più difficile. Ecco perché sono contento di quello che sta accadendo, perché non va ed è al meglio delle nostre possibilità quello che facciamo. Succede tutto all'interno dell'organizzazione dell'Ariston, dunque, come abbiamo visto ieri con l'esibizione di Irama, un video della sua prova generale invece dell'esibizione dal vivo, perché lui, ormai lo sappiamo, è in quarantena per un contatto stretto con casi Covid. Dopo aver preparato a lungo la performance prevista sul palco dell'Ariston, dopo mesi di lavoro suo e di tutto lo staff, Irama è stato costretto a mollare poco prima del via, anche se resta in gara nel modo virtuale che abbiamo detto. E Irama non si nasconde, non usa parole di circostanza ed esprime i suoi sentimenti contrastanti. Da una parte sono grato, perché sinceramente sono anche riconoscente al fatto che Amadeus mi abbia teso la mano e c'è stato appunto un aiuto, diciamo, da questo punto di vista, quindi mi è stata tesa la mano in un momento di difficoltà. Dall'altra parte, ovviamente, a livello personale sono mortificato, sono dispiaciuto, perché comunque ci tenevo molto a fare la performance. Sono un po' triste, ecco, da questo punto di vista, cioè, ci tenevo particolarmente a essere su quel palco. La decisione di tenerlo in gara col video ha suscitato polemiche più o meno sensate, anche perché è stata presa dopo l'ok degli altri artisti e delle case discografiche, la sintesi del pensiero di tanti nelle parole di Fiorello. Cambia tutto il mondo, ma Sanremo non può cambiare, ma scherziamo. Un giorno si dirà, sempre quel famoso giorno che spero che arrivi prestissimo, il festival del 2021, addirittura Irama partecipò col filmato della prova generale. La chiosa, ormai lo sapete, è appaltata agli over 70 di Sanremo. Signora, cosa ne pensa del caso Irama? Chiedo alla fioraia dai capelli d'argento. Lei mi guarda e fa: ma l'hai vista Elodie? E pensi a Irama? Sipario, da Sanremo, Giuseppe Riccardi. Saremo a Sanremo. E sei dentro la musica. Dream on Fly Radio.